Allora, mi chiamo Maurizio Pitti, ho 40 anni, vivo a Donnas, in Bassavalle, sono sposato con Loretta e ho 3 figli. Vivo qua in Valle d'Aosta da circa 15 anni e sono di origini piemontesi. Di lavoro lavoro in un'amministrazione pubblica, faccio il vigile urbano nella polizia municipale di Ivrea e questo lavoro mi porta a contatto quotidianamente con centinaia di persone. Ho alcune grandi passioni nella vita, come molte persone, e una di queste è lo sport e l'altra è la politica. Lo sport fa parte della mia vita sin da piccolo e ritengo che sia fondamentale, uno dei valori fondamentali per poter crescere con determinati valori in testa, perché insegna il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, la perseveranza, il sacrificio e la dedizione. Pratico sport come il calcio, il ciclismo e la corsa a piedi. Sono conosciuto qua in Valle d'Aosta soprattutto per alcune manifestazioni che ho fatto relative alla corsa. La politica è l'altra mia grande passione. Io sono un attivista politico, partecipo attivamente alla vita politica e chiaramente anche alla vita politica della sinistra. Mi sono candidato a queste elezioni regionali nella lista Partito Democratico Sinistra Valdostana proprio perché credo nei valori fondamentali della sinistra. Credo che questa lista, questo partito possa rappresentare degnamente tutti quei valori di sinistra che forse negli ultimi anni sono un po' venuti meno. Ecco, ritengo che questa lista, anche la coalizione, possa rappresentare bene le aspettative e le esigenze di tutti i valdostani, perché nel suo programma ha una serie di punti chiari, semplici, ma che vanno chiaramente a individuare l'obiettivo, individuare le volontà e le direzioni in cui vogliamo andare. Faccio miei soprattutto i valori, i punti quali quello sul turismo e quello sulla famiglia, tra gli altri. Li condivido molto, tutti, ma tra gli altri faccio miei quelli sul turismo e sulla famiglia. Mi viene da fare alcuni esempi sulla famiglia, ad esempio. Ho 3 figli e sempre più costoso, sempre più difficile poterli mantenere lavorando onestamente. Ecco, su questo secondo me bisognerebbe lavorare parecchio, c'è nel nostro programma, c'è un aiuto alle famiglie, quale punto di riferimento su cui lavorare per delle politiche del welfare, sul welfare. L'altro punto in cui credo molto è quello sul turismo, lo sviluppo del turismo. Ritengo che la Valle d'Aosta sia una regione a vocazione turistica, più che non industriale o altri tipi di attività. L'industria sappiamo tutti come sta andando, secondo me bisogna puntare molto sul turismo, nel nostro programma c'è, con tutta una serie di attività che possono portare persone da tutto il mondo a vedere le bellezze della Valle d'Aosta. Mi viene in mente tra tutti ad esempio il Tour de Jean, mi viene in mente tra le altre cose i trekking, mi vengono in mente moltissimi punti su cui poter lavorarci, pensarci, programmarli, pianificarli per poter attivare il turismo. Che non vuol dire solo turismo d'alta quota, perché noi abbiamo i 4.000 metri, ma vuol dire anche turismo a bassa quota, nel senso abbiamo tutta una serie di sentieristiche, ad esempio a livello locale, penso alla Bassa Valle, la sentieristica della Bassa Valle, che sarebbe completamente da rivalutare, da risistemare, per poter far arrivare gente. E questa gente vuol dire indotto, vuol dire turismo, vuol dire persone che si fermano a pernottare e chiaramente incentivare chi di questo ne può fare una professione. Ecco, questi sono in sintesi i principali punti che volevo sottolineare, che volevo portare all'attenzione, che porterò, se dovessi essere eletto, sui tavoli di decisione.